particolarmente interessante perché si lega proprio a quello che il film studio aveva come scelta culturale. E devo dire che io tra l'altro sto facendo un lavoro analogo in questo momento, sto raccogliendo proprio documentazione sulla storia del Politecnico. È una storia molto particolare perché il Politecnico, come non tutti sanno, non era solo un cineclub, ma era un laboratorio, era il nome che aveva proprio statutariamente, laboratorio interdisciplinare. Cioè all'interno del Politecnico c'erano studi di artisti, studi di architetti, un teatro, un cinema, appunto una sala cinematografica, poi a un certo punto è arrivato anche un bistrò, no? Questo è, in qualche modo il Politecnico rappresentava proprio nella sua struttura questo luogo dove poter trovare varie cose, vari stimoli e dove c'erano dei professionisti che lavoravano, tra l'altro, era proprio un luogo di lavoro. In questo senso io credo che la formula del Politecnico può dare una risposta alla domanda che tu ponevi, cioè questo qualcosa oltre. E io credo che si può trovare proprio nella collaborazione e nella coesistenza di esperienze diverse. Cioè credo che oggi proprio oggi si chiama multimedialità, allora si chiamava interdisciplinarità, ma comunque il concetto è abbastanza simile. Io credo che proprio questo possa essere una prospettiva di questi luoghi di aggregazione sociale, di cui sicuramente c'è una necessità impellente, specialmente a Roma, forse in provincia ci sono qualche esperienze, qualche esperienze in questo senso, forse c'è. Sono dimensioni diverse, insomma ci sono, ma sicuramente Roma. E quindi questo io credo che possa essere una risposta, ecco, credo. Ricordare questo aspetto particolare del Politecnico. Qualcuno posso passare il... A Milano è peggio, c'è molto di meno. Roma, Milano è un quartiere di Roma, voglio dire, senza nulla togliere a Milano, è più piccolo della 15ª circoscrizione di Roma e anche di altre circoscrizioni. E in questo segno noi stiamo facendo questa manifestazione adesso al Film Studio. Non parleremo di cinema e non parleremo del Film Studio e del problema del Film Studio, nessuna autoreferenzialità. Noi vogliamo parlare di Roma e di come il mondo della cultura, se riesce a fare rete insieme ai cittadini che devono diventare protagonisti di quello che si fa, come il mondo della cultura può far fronte al dissesto molto pericoloso di questa città. Perché attenzione, noi viviamo in una città in cui tra 2 anni il fatto di sacro e criminale violento saranno l'ordine del giorno e la metropoli più sicura del mondo diventerà nel giro di 5-6 anni la meno sicura, perché non hai storicamente nel DNA gli strumenti per far fronte a questo tipo di problematica, a questa realtà degenerativa. Ecco, l'unico baluardo che noi possiamo mettere in moto è quello della cultura. E quello che facciamo, che invitiamo tutti quanti veramente a partecipare attivamente il 12 e 13, è dare un segnale non dal basso, un segnale orizzontale, molto, molto coraggioso, molto preciso, con un atto di ribellione, senz'altro, un atto di ribellione, perché lo facciamo in un cinema senza luce, in un momento di forte debolezza, e invece rilanciamo. Stiamo ottenendo l'adesione di associazioni culturali che fanno teatro, che fanno danza, che fanno altre cose, e cerchiamo di creare questa rete partecipata molto attiva, molto presente anche nelle periferie, per dare proprio il senso della prospettiva che dobbiamo creare, e dobbiamo anche spiegare.
occupati alla fine, certo. Cinema America o anche il Carlo Valle qualche anno fa. Io mi chiedo quanto questi luoghi, già l'Apollo 11 qualche volta è stato anche un luogo in cui si è fatto musica, voglio dire, a parte l'orchestra di Piazza Vittorio, che in qualche modo l'evento più famoso nato in questo luogo. Giorgio Valente, da quando il Labirinto ha chiuso, è comunque entrato in pieno nella produzione cinematografica, di documentari ma anche di film di finzione. Allora vi volevo chiedere quanto ormai questi luoghi, anche alla luce della facilità e dell'economicità dei nuovi mezzi di ripresa, devono diventare luoghi sì di proiezione, di visione, ma anche di produzione in qualche modo dal basso del cinema, quindi di laboratori nel fare cinema rivolto in qualche modo ai giovani come fa già Giorgio, oppure a giovani filmmaker, in qualche modo diventare centri di assorbimento ma anche di produzione di cultura. Ovviamente quando si parla di indipendenza, non si parla di una cosa precisa, no? Io quando stavo a Torino, c'era il Mobilità, no? Che era un altro posto storico importante, poi appunto quando vedo ogni guarro qua mi ricordo che arrivavo a Torino, no? A rappresentare i film, le cose, eccetera, e lo guardavo stupito perché non riuscivo neanche a capire chi fosse, non in quel momento, però c'era un posto dove potevo vedere, incredibilmente. Esattamente. E quindi, come dire, la nostra indipendenza in quel momento lì era la capacità di autogestirci, riuscire a farcela da solo, non ci pagava nessuno, noi solo eravamo capaci di fare le teste, le cose, ci auto-organizzavamo, l'indipendenza economica anche, ma non ci finanziava nessuno. Quando arriviamo a cercare di farci finanziare, e tu lo stai insegnando con questo lavoro, è perché stiamo per fallire, non so come dirti, non ho nessuno. Ho bisogno di una mano e quindi, come dire, in questo documentario c'è una cosa importante, importantissima, vabbè, al di là della città di Roma, perché in effetti è un lavoro bellissimo su Roma, no? Riconosco qualcosa di meraviglioso del racconto di cos'è Roma, cos'è diventata, che è il centro oggi del problema per tutti noi, devo dire. C'è un discorso sull'arte, perché, come dire, l'arte come rivoluzione, no? C'è da Torino. Vedevo il cinema romano e pensavo a questi stronzi, figli di papà che fanno il loro cinema, no? Perché magari glielo permette, no? E noi invece ci battevamo tutti i giorni per fare il nostro cinema, no? Infatti pensavo come era visto in una città industriale del lavoro, diciamo, la Roma appunto, cantata anche da Remo Remotti. Sì, la bellissima Roma che cantava Remo Remotti. No, noi vedevamo un po' come dei perditempo, insomma, no? Che stavano perdendo il loro tempo, eccetera, però ci stavano insegnando qualcosa, ci stavano insegnando la rivoluzione, che per noi era fondamentale. Ecco, quindi questo documentario entra con forza sulla questione che è la politica, no? Cioè non possiamo parlare oggi di quello che sta succedendo, la trasformazione di questa città, delle trasformazioni dei luoghi culturali, senza pensare alla politica, che della cultura non solo se ne fotte apertamente e dichiaratamente, insomma, no? Dichiarazioni anche forti, sono state da parte di governo, eccetera, ma come dire, con quest'idea che la cultura è qualcosa, come dire, che serve in certi momenti per tenere un po' buone le persone, mentre io ho imparato che la cultura è esattamente l'incontrare, esattamente la capacità delle persone di esistere, di sopravvivere, di andare avanti, di cambiare, di trasformare, di essere protagonisti, no? Mentre c'è sempre quest'idea che dalla cultura è un momento di controllo. No, invece Griffin, come dire, una frase di questo genere, cioè il controllo sarebbe saltato in aria, no? È stato capace di, come dire, di rivoluzionare addirittura la sua ripresa, no? Per cui abdica a essere regista mentre fa Anna e fa diventare i protagonisti registi del suo film. Quindi, come dire, la politica, la democrazia, i discorsi alti, no? Ci sono stati quando si parla di questo cinema, di queste cose, eccetera. Quindi, come dire, questo cinema, il problema dell'oggi, della politica, è fondamentale. In questi giorni io ho fatto un lavoro a Napoli, insieme ai ragazzi dei quartieri di Napoli, e mi sono accorto che il vero centro sociale di Napoli,
dove veramente c'è qualcosa di interessante è Gomorra, è la serie Gomorra. Cioè, la serie Gomorra è il centro di raccolta, di racconto, di autoracconto, di rapporto con la finzione della realtà dei ragazzi di quartiere. Cioè loro erano il centro sociale, no? C'è il cinema come luogo incredibilmente della loro trasformazione. Per cui loro hanno voluto dire, per esempio, il fatto che hanno cambiato completamente vita. Non so se continuerà questa operazione di cambiamento, no? Ma passano da rubacchiare, vendere pezzi di cocaina in giro, mettere una pistola da una parte, eccetera, no? A diventare i protagonisti di un film. Questo, come dire, creando dei rapporti, dei legami, eccetera. No? E quindi capisco che il cinema, no? Quando c'è un senso, eccetera, no? Interviene sulla trasformazione della realtà, sulle vite delle persone, sul sociale, e quindi diventa politica. Non possiamo fare a meno di pensare alla fine che farà il studio senza pensare che adesso appunto l'investimento che questa città avrebbe potuto fare rispetto a queste, no? Le mura del film studio che sono ancora lì da risolvere, no? Cioè, tutti vogliono aderire, però poi nessuno può, no? A me questa cosa della politica che non può mai mi sconvolge, e però ce la meritiamo, perché forse dobbiamo essere noi a conquistarci, no? Dobbiamo andare tutto all'aria e conquistarci. Infatti forse uno dei motivi per cui comunque questi centri culturali, forse il film studio, il folk studio, voglio dire, se parliamo di musica, in qualche modo abbiano avuto una loro forza, anche perché comunque c'era, qui parlavo perciò, dicevo che dovrebbero diventare anche dei centri di produzione di immagini, perché la gente comunque suonava, scriveva, cioè aveva un approccio molto più attivo verso le cose culturali in generale. E tu prima hai citato di nuovo Griffi, e è stato pensato che effettivamente forse noi dovremmo cercare di capire oggi quali potrebbero essere i pidocchi, nel senso che si diceva che bastato 10 pidocchi caduti dalla testa di Anna e finiti addosso a Griffi e agli altri, da farli scendere dal piedistallo in qualche modo sacrale dell'essere regista, però io direi anche dell'essere politico, dell'essere produttore, forse in qualche modo probabilmente dal 68 fino ai primi anni 80 è stata un'epoca piena di pidocchi in cui, diciamo, ci siamo mossi tutti, diciamo, io ero troppo piccolo, ma insomma in qualche modo ci si è mossi un po' destrutturando i ruoli. Oggi lo chiedo a tutti, diciamo anche a voi, quali potrebbero essere oggi nel 2006?